Buongiorno a tutti. Siamo pronti per la nostra lezione di Pilates. Buon lunedì. Buon primo lunedì dicembre. Ciao Paola. Se qualcuno è così gentile da dirmi se si vede e si sente bene, io inizierei la lezione. Sente la musica. Se si vede un po' tutto, poi quando andremo al tappetino. Pronti? Luigi Berlincioni, buongiorno. Mi puoi dire se si vede e si sente bene, per favore? Si vede tutto, poi quando andrò a terra abbasserò un po' in modo che si veda soprattutto il tappetino. Tanti i primi 10 minuti saranno fatti in piedi. Se si sente bene la voce, se si sente la musica, le luci sono buone, l'inclinazione, si vede bene, si sente anche bene? Anche la voce, la musica, il sottofondo ovviamente, l'alberino, visto che siamo quasi a Natale. Ok. Ottimo, bene. Allora, grazie e iniziamo la nostra lezione. Ciao Marco. Grazie Marco. Bene. Ok, andiamo al nostro tappetino. Cominceremo la prima parte di riscaldamento in piedi. Faremo un paio di esercizi di standing, come vi ho già detto l'altra volta, esercizi di Pilates traslati in verticale e gli stessi esercizi poi li ripeteremo a terra. Bene, piedi allineati sulla linea delle anche, dita dei piedi ben agganciate al pavimento, spalle e scapole basse, collo in massimo allungo, bacino neutro, quindi curve della colonna vertebrale in posizione naturale con le loro lordosi e cifosi, quindi con le loro curve concave e convesse che rendono la colonna vertebrale stabile. Cominciamo con la respirazione. Portiamo le mani sulle costole lateralmente. Cominciamo a inspirare. Sentiremo che le nostre costole spingono le mani verso l'esterno. Ed espirando andiamo a spingere l'ombelico verso la colonna vertebrale. Inspiriamo. Espiriamo. Ora per due volte. Ancora una volta. Scendiamo con le braccia lungo i fianchi. E cominciamo a sciogliere le vertebre cervicali. Facendo tre cerchi, morbido il collo. E poi tre cerchi nella direzione opposta. Bene, continuiamo a sciogliere la nostra colonna vertebrale con tre roll down e roll up. Scendo dalle vertebre cervicali, lascio cadere giù le mie braccia, vado a farmi portare giù dalla forza di gravità verso il pavimento. Volendo potete piegare leggermente le gambe. Espirando riallineiamo le vertebre una sopra l'altra. Allungo, inspiro. Cervicale. Risalgo.
Quando salgo attivo l'addome, quindi spingo l'ombelico verso la colonna vertebrale, ancora uno. Lasciati portare giù dalla forza delle braccia, dalla forza di gravità. Espiro. Comincio a sciogliere le mie spalle. Vado a sollevare, espirando, e ad abbassare. Delle spalle con una circonduzione delle braccia, fuori l'aria e vai, spalle, braccia, spalle, braccia, su, fuori l'aria, su, su, ancora due. Cambio di direzione. Avanti e ruoto, avanti e ruoto, e spingo bene in alto queste braccia, su, tre, due, uno, e porto su le braccia e scendo. Comincio a riunire i miei piedi. Comincio ad abbinare la salita delle braccia alla salita del tallone, fuori l'aria. E comincio quindi a lavorare sugli equilibri. Attivo addome. Attivo il pavimento pelvico. Stringo bene i glutei e le cosce. Mantengo qualche istante. Scendo. E ancora 4, 3, 2, mantengo e scendo. Divarico alla larghezza delle anche, porto le braccia fuori, palmi rivolti in avanti, le spalle e le scapole sono basse, le scapole sono addotte, inspiro. Espirando ruoto verso destra, vado a fare 6 molleggi. E ritorno al centro. Per 6 volte chiudo le braccia avanti. Mantengo, abbasso le spalle e le scapole. 6 molleggi dall'altra parte. Mi porto dietro anche il bacino. 6 chiusure delle braccia. Mantengo le spalle lontane dalle orecchie, spingendo le spalle e le scapole in basso. Mantengo anche le orecchie lontane dalle spalle, allungando bene la testa verso l'alto, come se avessi un gancio che dalla sommità del capo mi tira verso l'alto. Scendo. Bene, avvicino i miei piedi. Porto il braccio sinistro fuori, giù la scapola. Porto la gamba destra fuori, punta tesa. Vado a sollevare. Mantengo l'allineamento, quindi non vado a compensare dalla parte opposta. Immagino di avere dei libri sopra la testa che mi mantengono stabile. Posso anche non appoggiare il piede per altre 4, 3, 2, 1 e scendo. Porto sull'altro braccio, attivo l'addome, mantengo i miei libri sopra il capo, stendo la gamba. E punta tesa, salgo.
Mantengo dritto il busto. Quattro. Tre, non fate cadere i libri sulla testa. Due. Uno. E scendo. Vado a fare dei folleggi. E preparo il primo esercizio di standing. One leg circle. Porto le braccia fuori. Attivo bene addome. Espirando porto la gamba sinistra, anzi la destra, scusate, voi vedete la vostra destra, avanti, vado ad eseguire dei piccoli cerchi, davanti, quattro, ne facciamo sei, cinque, sei, cambia la rotazione, sei, perdi, non perdere l'equilibrio e non far cadere l'equilibrio, tre, 4, 5, 6 e scendi piano, anche con le braccia, vai a recuperare e cambiamo, allungo bene, tengo le braccia ben salde, espirando porto la gamba a sinistra, giù le scapole, bacino stabile, 3, 4, cambia la rotazione, 3, 2, 1 e vado a sciogliere. Tutto bene ragazzi? Beh, ok, fatto ciò, vado a inserire un altro esercizio di standing, one leg stretch. Ovviamente è un esercizio per il lavoro sugli addominali, quindi diciamo dà i suoi maggiori risultati quando lo facciamo a terra, ma nella posizione da in piedi, quindi nella versione standing, servirà anche molto per l'equilibrio. Allora, io mi metto di traverso, portate la vostra gamba destra dietro, addome attivo. Dobbiamo mantenere adesso un crunch, quindi dobbiamo andare a chiudere le nostre costole verso il basso. Quando noi facciamo i crunch da sdraiati, bene, noi solleviamo il nostro busto, attiviamo l'addome e andiamo a eseguire un avvicinamento delle costole alte con quelle basse. Questo basta appoggiare il pollice sotto il petto, il mignolo in massima larghezza della mano e vedete, ve lo farò poi vedere anche da terra, questo è un crunch. Questo esercizio, one leg stretch, lo faremo nella posizione in piedi di crunch, simulato, va bene? Ok, portiamo le braccia fuori e la prima cosa appunto che faremo andiamo in crunch, quindi andiamo a avvicinare le costole alte da quelle basse. La gamba che è rimasta avanti sarà leggermente piegata. Il busto andrà leggermente inclinato avanti, l'addome attivo. Per 8 volte vado a eseguire, espirando. Non perdete il crunch. Ancora 3. E qua distendo e scendo. Vado subito a cambiare il lato. Piego leggermente la gamba avanti, porto le braccia fuori, vado ad eseguire il mio crunch, quindi questo avvicinamento, tengo l'addome ben attivo e vado. Cinque, sei, otto e stendo, allungo. Bene, vado al centro e faccio due bei respiri. Inspiro e scendo. Arrivo fino all'altezza delle mie spalle, inspiro e scendo. Vado
per eseguire terzo esercizio standing che abbiamo già fatto lunedì scorso, lo swimming. Così via via per ogni lezione li faremo sempre più velocemente e li attaccheremo uno con l'altro. Mantengo la mia gamba destra dietro, porto tutte e due le braccia sopra la testa, mi raccomando, vi ricordate, le braccia non sono davanti alle orecchie ma rimangono dietro, il busto leggermente inclinato, le braccia in linea con la gamba a terra, sollevo leggermente la gamba e vado a sviluppare il mio swimming. Appoggio, allungo la gamba dietro, ci vado ad aggiungere un piccolo affondo. Uno, due, tre, fate in modo che il ginocchio non superi la punta del piede, quattro, 5, 6, altri 2, 7 e 8. Ok. E ci sciogliamo. Cambiamo lato. Portiamo la gamba sinistra dietro. La gamba avanti rimarrà sempre leggermente impiegata. Il busto andrà a allinearsi con la gamba dietro. Swimming più a fondo. Addome attivo. Porta le braccia su. Dietro le orecchie. Inclina il busto, piega la gamba a terra. Swimming. Appoggio lontano, a fondo. Due, mantieni la schiena dritta e l'addome attivo. Tre, quattro, cinque, sei, sette. E 8. E andiamo di nuovo a sciogliere, gambe leggermente divaricate, andiamo a tre respiri. Su. Ancora uno. E bene, tutto a posto? Bene, cominciamo. Buongiorno Stefania, andare al tappetino, ditemi se vedete, direi che si può fare. Ok, partiamo dalla posizione di ginocchio, andiamo a lavorare subito con la schiena, ok? Quindi abbiamo finito con lo swimming. E quindi continuiamo, che è un esercizio per rinforzare la schiena, il gluteo, quindi la muscolatura posteriore, e andiamo a continuare il lavoro. Bene, intanto portiamo le mani dietro, ci allunghiamo, e andiamo lentamente a camminare avanti. Stendo la schiena, scendo piano, riporto le mani al petto, salgo, cammino, stendo, sguardo al soffitto ma non dietro, non perdete quindi la testa indietro, cammino, cammino. Mi comincio a stendere e allungo, posizione del cobra. Scendo piano, porto le mani al petto, spingo,
cammino, un'altra volta, l'ultima, stendo, allungo bene, sentirete tirare i quadricipiti, le caviglie, e via cammino. Stiro anche le gambe e mi allungo.
Bene, vado ad eseguire l'ultimo esercizio. Double leg kick. Porto le braccia dietro, appoggiando il dorso della mano di una delle due mani sul sacro e l'altra sopra. Inspirando vado a stendere tutte e due le braccia e le gambe ed espirando vado a fare un double kick, ruoto il capo verso destra, inspiro, salgo, scendo, ruoto il capo a sinistra, vado lento, scendo, salgo, scendo, salgo, interessando così anche la zona cervicale con la torsione del capo. Stendo, ruoto, stendo, ruoto, ancora 4, 3, 2, l'ultimo. Mantengo le gambe su, testa al centro, afferro una caviglia o il dorso del piede e l'altra. Espiro, stacco, scendo, fuori l'aria. Inspiro quando sono su, fuori l'aria. Su, giù, ok. Lascio lentamente andare. Porto le mani qua, al petto, punto i piedi, spingo sulle ginocchia. Vado nella posizione quadrupedica. Continuo il lavoro sulla schiena. Prima vado a allungare, rilassando i muscoli che hanno lavorato. Lascio che si ammorbidiscano e si allunghino. Vado lentamente in quadrupedia, eseguendo per 3 volte il movimento del gatto. Parto dalle vertebre lombari, quindi dalla coda. Porto la coda verso il basso. Sollevo. Inspirando, porto la coda verso l'alto. E ripeto. Coda giù, lombari dorsali cervicali, e di nuovo lombari dorsali cervicali, lombari dorsali cervicali, bene, mantengo il bacino neutro, quindi in questa posizione non state con la schiena sollevata verso l'alto, ma mantenete le curve della colonna vertebrale, va bene? Lo sguardo è al tappeto, immaginiamo uno specchio qui al tappeto e ci guardiamo. L'addome è attivo, l'ombelico sta spingendo verso la colonna vertebrale. Espirando, vado ad allungare una gamba, appoggio bene le dita, allungo l'altra. Mantengo. Spingo bene giù i talloni. Pull prone, sollevo. Molleggio. Appoggio piano, spingo giù, allontano il tallone dalla sommità del capo.
ginocchio. Posiziono le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Fuori l'aria, allungo. Espiro, porto fuori. Allungo. Espiro. Fletto. Allungo. Appoggio. Cambio. Stira bene. Fuori. Allungo, torno, corpo proteso indietro, allungo un po' le braccia avanti, spingoci il tallone, appoggio il ginocchio destro, apro il braccio sinistro. Tieni, tieni, torno, cambio, allungo, torno, scendo, fatto il side bend, mi distendo, srotolo la colonna, ho cominciato il lavoro sui side, sui laterali, porto la gamba fuori, mi appoggio qua, espiro e porto su, metto la mano dietro la nuca, vado ad eseguire un side kick kneeling, quindi adesso farò una serie di esercizi per la muscolatura laterale del nostro corpo. Sette, ancora uno, otto, appoggio e mi metto a sedere con i piedi laterali, mermaid, inspiro, espiro, vado anche dall'altra parte, inspiro, vado a allungarmi, apro bene le costole e torno. Allungo e chiudo. Inspirando apro le costole, espirando le chiudo. Inspirando apro le costole, espirando le chiudo. Nel mermaid la posizione può essere cambiata con le gambe avanti, piegate, distese, se non riuscite a stare con i due ischi ben appoggiati al pavimento. Bene, mantengo, scivolo verso il lato, mi distendo. Allineo le gambe. Mano dietro la nuca. Vado a portare la gamba sotto leggermente piegata avanti. Inspiro, side kick, espiro. In. Quattro.
Catena laterale attiva, spingi le costole che sono verso il pavimento, spingile verso l'alto. 5, ne facciamo altre 3. Punta tesa in avanti. Flex piede, martello quando torna. Altri 2. La gamba sempre alla stessa altezza. 1. E allunga tutte e due le gambe, scendo giù. Mantengo l'allineamento, caviglia, ginocchia, anca, spalla. Mantengo la catena laterale attiva, quindi qui sotto le costole faccio passare un filo di luce. Espiro, vado in torpedo, porto sulle gambe, torno, salgo, scendo. Possiamo farlo anche in questa posizione, ma se siamo qua, fra il gomito e la vita ci deve essere spazio, quindi non devo essere così, ma devo spingere. Quindi ho questa posizione, o meglio questa. Cerco la mia stabilità, altri 2. Mantengo e cerco la mia stabilità, porto sul braccio. Attiva la catena laterale, lascia passare sotto le costole un filo di luce. Tieni. E ora piano appoggio. Piega le ginocchia, rilassa e vai a fare una bella circonduzione col braccio. Andiamo a scaricare la schiena, le gambe dall'esercizio che abbiamo fatto. I 3 side. Side kick kneeling, mermaid e side kick. E andiamo a sciogliere la nostra scapola omerale. Cambia la rotazione, questo ci serve per recuperare. Sedere, mi giro verso avanti, mantengo le gambe allineate, non troppo larghe, ma più o meno allineate alle anche. Le mantengo o dritte, se ce la faccio, o leggermente piegate. L'importante è che rimanga la schiena ben dritta. Porto le braccia flesse fuori, nella posizione del candelabro, vado ad eseguire 3 spine twist. Inspiro e accento, fuori l'aria. Attenzione, vado a moleggiare per 6, 5, 4, 3, 2, torno e cambio, e 6, 5, 4, 3, 2 e spine stretch, arrotonda, torno, arrotonda, spingo il petto dentro la gabbia toracica non muovendo la parte lombare. Mobilità del tratto dorsale. Altri 2. E ritorno giù. Adesso lascio leggermente più larghe le gambe. Flesso inclinazione. Inclinazione del busto in una direzione con la torsione dalla parte opposta. Giù le scapole. Inspiro. Espirando inclino il busto, mantengo l'inclinazione, ruoto dall'altra parte. Torno. Cambio.
Posso anche fare il contrario, prima ruoto e poi inclino. Prima ruoto e poi inclino. Questo esercizio si chiama dessous la sera perché quando vado a ruotare mi fermo e vado a simulare questo movimento come se segassi il piede dessous la sera e cambio, inclino. E tu stendo e vado a avvicinare i miei piedi, piego le ginocchia, allungo la colonna, porto i piedi laterali e torno in ginocchio. Tutto bene? Ok. Andiamo a effettuare tutti i side dalla parte opposta. Porto la gamba fuori, giù le scapole. Un bel respiro ed espirando scendo. Spalle e braccia allineate, mano dietro la nuca, inspiro. Mantengo, appoggio, scendo qua, mantengo i piedi laterali o avanti le gambe se non riuscite a stare in questa posizione. Marmelle, inspiro, testa allineata, torno, cambio. Apro le costole, respiro, le richiudo, giù le scapole, inspiro, apro le costole, espiro. Bene, appoggio il gomito, stendo le braccia. Allungo bene, mi assicuro dalla spalla, immaginando di avere il mirino di un fucile sulla spalla, mi assicuro di avere caviglia, ginocchia, anche spalle, tutto sulla stessa linea, quindi di non spezzare questa linea, va bene? Porto la gamba all'altezza dell'anca e adesso per facilitare l'esercizio vado leggermente a spezzare la linea con la gamba sotto. Mano dietro, side kick, inspiro, porto avanti, la punta è tesa, espiro, il piede in flex, la gamba va dietro. La gamba può andare o all'altezza, alla direzione dell'anca, quindi sulla stessa linea, o leggermente indietro, ma se va indietro dobbiamo stare attenti a non muovere il nostro busto, quindi io in genere preferisco questo. Inspiro, quindi preferisco rimanere alla linea dell'anca o leggermente dietro per evitare proprio lo spostamento. In altri tre, due, l'ultimo e allungo. Bene, catena laterale attiva, scendo giù, porto il braccio sotto la testa. Mi riassicuro di avere l'allineamento. Sento che sotto le costole passa un filo di luce, quindi non sono abbandonata al pavimento, ma sono attiva. Posso stare in questa posizione, posso stare in questa posizione. Salgo in torpedo, quindi con tutte e due le gambe, e scendo. Attenzione alle costole che non tocchi
perdere l'allineamento. Mantengo e stabilizzo sulle costole, dentro l'addome. 4, 3, 2, scendo. Rilasso, piego le gambe. Lascio riposare tutta la parte esterna, la schiena che comunque è stata in tensione, e vado a sciogliere la mia spalla. Abbiamo finito tutti gli esercizi de side e quindi ora ci dedicheremo ai nostri addominali. E finiremo con dei bei allungamenti con il nostro elastico, corda o cintura da accappatoio, quello che avete trovato in casa, asciugamano anche. Abbina sempre bene il respiro che ti aiuta a recuperare, a ossigenare bene tutti i tessuti, tutte le parti del nostro corpo, polmoni, e lentamente ci mettiamo adesso in decubito supino. Bacino neutro, gambe distese, addome attivo. Cominciamo a scaldare i nostri addominali, portiamo sulla gamba e saliamo in crunch. Alternando faremo tutta una serie adesso di esercizi di potenziamento per gli addominali e quindi tutta la muscolatura anteriore, quindi anche le gambe, le cosce, pettorale. Nel crunch Pilates si sale fino alla punta bassa delle scapole, non oltre, perché se salissimo oltre andremo a utilizzare anche lo psoas, e noi non ci interessa adesso, dobbiamo solo lavorare con l'addome. Bene, gli ultimi due. Mantengo sulla gamba destra, mantengo il crunch, mantengo su anche la gamba sinistra. E vado per 1, 2, 3, 4. Se avete problemi al collo potete stare in questa posizione. Appoggio, 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 allungo. Single leg stretch che abbiamo fatto in piedi nella posizione verticale, quindi nello standing. Mantieni bene l'addome attivo e il crunch. Ora vi faccio sentire, vi avevo detto prima, questa chiusura, questo avvicinamento delle costole durante il crunch. Guarda l'ombelico. Ok. Mettete i pollici sotto il petto. Mettete i mignoli belli lunghi dove arrivano, piegate le gambe, salite in crunch, sentirete che pollice e mignolo cosa fanno? Si avvicinano, bene? E si riallontanano quando scendiamo. Questo è il crunch, ok? Quindi da in piedi avevamo fatto lo stesso movimento. Bene. Portiamo le gambe a tavolino, andiamo in crunch, portiamo sulle gambe e le portiamo a 45, flettiamo, saliamo, scendiamo, flettiamo. Possiamo farlo anche questo o con le mani alla nuca o addirittura nella posizione sdraiata. Ok? Come volete. Ok, appoggiate. Gambe a tavolino. Salite il crunch.
double leg stretch, unisci bene i piedi, stendi per 8 volte, 2, 3, 4, 5, senza scendere col busto, 6, 7, 8, e ora abbraccia le ginocchia e scendi. Appoggia un piede, appoggia l'altro. Esegui delle oscillazioni delle braccia. Vado a costruire l'andrede fino ad arrivare in posizione finale. In 5 oscillazioni butta fuori l'aria senza fare questo, ma in un unico soffio. Nel successivo inspira. Fuori l'aria. Dentro l'aria, porta su una gamba a tavolino, continua sempre la respirazione, tira bene dalla punta delle dita alla spalla, cambia gamba, mantieni la respirazione, gambe a tavolino, sali in crunch. Allunga una gamba, flettila, allunga l'altra, tira la punta del piede, fletti, allungala insieme, 5, 5, torna indietro. Stendi le gambe e allungati. L'ultimo esercizio, porta su una gamba, porta l'altra gamba, mani alla nuca, vai sul crunch, esegui dei cerchi, non esagerare a scendere. Cambia rotazione. L'ultimo. Scendi giù, appoggia un piede sotto il ginocchio, appoggia l'altro, appoggia la testa. Show the bridge, schiaccia la lombare. Sali lentamente con le prime 5 vertebre lombari. Spingi le ginocchia avanti. Sali fino alle scapole, addome attivo. Espirando dallo sterno, comincia la discesa. Spingi il sacro verso i glutei verso i talloni, il sacro verso i talloni. Mantieni e vai a sciogliere. Ok, andiamo a avvicinare i piedi e le ginocchia. Avvicinare. E andiamo a prendere il nostro attrezzo per allungarsi. Ok, lo portiamo sotto la pianta del piede, uno qualsiasi, appoggiamo i gomiti, andiamo a stirare bene la nostra gamba, andiamo ad allungare bene il nostro ischio crurale. Rilassiamo le spalle, se vi danno noia i bagni potete fare un giro in modo da non sforzare nemmeno le mani. Manteniamo dei respiri.
stessa mano della gamba che è alzata. Vado a portare fuori, fino ad appoggiare il gomito. Cerca di tenere appoggiata la zona opposta, la parte opposta. Respiri regolare. Cambia. Lascia andare giù la tua gamba. Rilassa la parte opposta. Vai lentamente a sedere. Porta le mani sotto le ginocchia, raddrizza il capo, rilassa le spalle. Esegui 3 cerchi in una direzione. Tre cerchi nell'altra. Stendi la colonna, allunga i piedi, e srotola. Ok, la nostra lezione finisce qui, io vi ringrazio per avermi seguito, oggi finalmente non piove, quindi potremo anche fare una piccola passeggiata. Questi 2 giorni sono stati orribili, però vabbè. E niente, spero di esservi stata utile come sempre. E potete seguire questa lezione come quelle di tutti gli altri miei colleghi anche in differita, quindi potete farle in diretta oppure anche dopo a vostro comodo. E spero che tutto sia andato bene. Che siate tutti bene in salute, vi auguro una buonissima giornata, un abbraccio grande e a presto, ciao a tutti. Grazie Francesca.